Oggi abbiamo fatto la parmigiana bianca di zucchine, ottima calda e filante, ma anche fredda, oppure appena tiepida, ideale come secondo piatto, piatto unico, ma anche come delizioso antipasto se tagliato a quadrotti piccoli. Perfetta per arricchire buffet e feste. Anche i bambini la adorano. Vediamo tutto il procedimento per fare, passo dopo passo, la parmigiana di zucchine bianca. Gli ingredienti che utilizziamo per fare la parmigiana di zucchine bianca sono circa 1 kg di zucchine, 100 g di prosciutto cotto e 250 g di mozzarella, 40 g di parmigiano reggiano, sale quanto basta, olio extravergine di oliva quanto basta, 400 ml di latte, 40 g di burro, 30 g di farina, la noce moscata per la besciamella e vi servirà un altro pizzico di sale nella besciamella. Le zucchine ovviamente le abbiamo già lavate con il bicarbonato e le tagliamo. Le taglieremo a strisce. Il bello di questa ricetta è che le zucchine non si friggono. Così la ricetta della parmigiana mi viene più leggera e anche più veloce. Lo spessore, vedete, è 3-4 mm. Questa è una ricetta velocissima che noi prepariamo spessissimo quando abbiamo poco tempo a disposizione. Ovviamente è un'alternativa alla parmigiana classica di melanzane che noi vi abbiamo già fatto vedere sia nella versione fritta che grigliata. Vi lasciamo il link in descrizione se volete fare la parmigiana di melanzane tradizionale. Però questa è un'ottima alternativa perché si prepara davvero velocemente, è bello mangiare ogni tanto un piatto così delicato, piace tantissimo ai bambini e poi è uno di quei cibi che preparate in poco tempo ma avete quella sensazione di mangiare qualcosa di buono, perché a volte non c'è bisogno di tantissimo tempo per cucinare qualcosa di buono e nutriente. Infatti noi abbiamo creato una playlist di ricette la cui preparazione vi toglie solo 15 minuti e questa è una di quelle ricette davvero velocissima. Preriscaldiamo il forno, 190 gradi statico. Ungiamo appena la teglia di olio. Un po' di sale, sempre sulla teglia. E ci mettiamo le zucchine. Noi le zucchine le cuociamo un pochino nel forno, non amiamo tantissimo quelle parmigiane con zucchine o melanzane addirittura crudo, perché in realtà il gusto cambia tantissimo, anche se non vi sembra, oppure pensate che magari potete tenerla di più nel forno e condirla tutta cruda. In realtà la zucchina cotta così, cucinata così, non è buonissima, quindi dovete cuocerla un pochettino nel forno e noi lo facciamo, vedete, alla fine l'abbiamo solo tagliata e la inforniamo così, non è una grande perdita di tempo, ma acquisterà tantissimo gusto la vostra parmigiana. Pensatela così, già non la stiamo friggendo, se non la cuocete proprio e la mettete a crudo non verrà davvero gustosa. Un po' di sale sopra, sempre poco, non abbondate. Un po' di olio, quindi le abbiamo condite davvero poco e le mettiamo in forno circa un quarto d'ora. Inforniamo, cuoceranno per 15 minuti a 190 gradi forno statico. Nel frattempo tagliamo la mozzarella. A dadini, tagliamo il prosciutto. Ovviamente, se volete fare una versione vegetariana della parmigiana di zucchine bianca, evitate di mettere i salumi. In quel caso potreste anche usare con un formaggio un po' più forte, come potrebbe essere una scamorza affumicata, però
diciamo che quando vi facciamo vedere una ricetta è sempre molto ben collaudata, quindi andando a cambiare qualcosa potrebbe ovviamente cambiare di moltissimo il risultato. Però l'alternativa sarebbe questa nel caso siate vegetariani. Le zucchine le abbiamo sfornate e abbiamo tutti i condimenti pronti e tagliati. Prepariamo molto velocemente la besciamella, sapete che noi la facciamo sempre in casa, è facile e veloce. Abbiamo messo il burro in una pentola e lo facciamo sciogliere. Appena il burro, vedete, si è sciolto, subito andiamo con la farina, veloce. Tutto insieme girate. In questo modo ci viene una bella besciamella liscia e senza agrumi. E renderà, stiamo aggiungendo adesso il latte, e renderà la vostra parmigiana di zucchine bianca cremosissima. Ecco qui, abbiamo aggiunto tutto il latte, continuiamo a girare velocemente. Utilizziamo la frusta e la facciamo cuocere. Dopo qualche minuto si è già addensata, ecco qui. Aggiungiamo un pizzico di sale e grattugiamo un po' di noce moscata. E voilà, pronta! Nella nostra teglia da 18x28 stiamo mettendo la besciamella sul fondo. Ancora molto calda, vedete, fumante e cremosissima. E ha un buonissimo profumo grazie alla noce moscata. E cominciamo a assemblare la nostra parmigiana di zucchine bianca. Quindi le fettine che abbiamo cotto in forno per 15 minuti le mettiamo in modo da formare il primo strato. A questo punto ci mettiamo ancora la besciamella il prosciutto la mozzarella che renderà la nostra parmigiana di zucchine bianca bella filante, il parmigiano reggiano e facciamo adesso il secondo strato con le zucchine. Un altro strato di besciamella. Come sapete noi facciamo queste ricette molto semplici, però ovviamente facendovi vedere tutti gli accorgimenti per rendere una ricetta facile e veloce, comunque gustosa. Stiamo mettendo l'altro prosciutto cotto, la ricetta è ben collaudata, l'abbiamo fatta tantissime volte e sappiamo che così questa è la combinazione perfetta. Però siamo sempre aperte e curiose di sapere voi come la fate la vostra parmigiana di zucchine bianca, quella non fritta. Fritta è anche buonissima, per carità, però
non ci si può sempre metter lì a friggere, quindi bisogna fare sempre almeno una versione alternativa, esattamente come vi abbiamo fatto vedere con la parmigiana di melanzane light. Stiamo accendendo nuovamente il forno a 190 gradi statico. Finiamo di condire la parte superiore della nostra parmigiana di zucchine bianca. L'abbiamo assemblata tutta. Siate generosi con la besciamella che vi è avanzata in modo da formare sopra una bellissima crosticina. Il resto della mozzarella, altro parmigiano, la nostra parmigiana di zucchine bianca è pronta ad andare in forno a 190 gradi, forno statico. Dopo 35 minuti la nostra parmigiana di zucchine è prontissima e possiamo sfornarla. Si è formata la crosticina, adesso ve la facciamo vedere e soprattutto la tagliamo. Guardate che bella crosticina, perfetta! Se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito taggateci su Instagram, come state facendo nelle vostre storie, mandateci la foto su Facebook, così noi la pubblichiamo nella nostra raccolta di foto di ricette fatte da voi, ma soprattutto iscrivetevi al canale YouTube, dovete cliccare sulla campanella altrimenti non ricevete le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta buonissima come questa. E sul nostro sito www.cucinageek.it trovate come al solito la ricetta stampabile della parmigiana bianca di zucchine. L'abbiamo fatta raffreddare un po' in modo che non si spacchi completamente. La crosticina davvero perfetta. E ve la facciamo vedere all'interno com'è. Eccola qui. Bella fumante, ancora calda e anche filante. Alla prossima ricetta, allora, ciao!